come personaggio, così come compagno di scuola, no, e non era tenero, non faceva la corte alle ragazze. No, beh, come no, un giocavellone davvero. Sì, vivace, ma non che sì. Desse proprio. No. Qui c'è una fotografia di fronte a voi. È la fotografia di una vostra gita scolastica nel Lazio. Vi ricordate niente? A Terni, no? Quindi, a Terni, quindi. E vi ricordate il professore con la barba che vi accompagnò Marella. In quell'occasione? Era il professor Marella. Si chiamava Olinto Marella. Sì. E cosa vi insegnava? Filosofia? Filosofia e storia. Poi sì, io mi vedo. Che memoria avete di lui? Marella aveva una qualità che non c'entrava nulla con la scuola, diciamo, con le con delle qualità didattiche, le quali si poteva anche criticarlo. Perché... Ma questo perché? Perché lui... aveva la grazia, era un santo Marella, era già allora un santo. Cioè dire sì. Per lui la cultura era un dato secondario, gli importava poco. Lui mirava più alla coscienza dei suoi giovani allievi, alla moralità, alla moralità in senso alto, non in senso certo. Caporalesco, che non alla formazione intellettuale. A questa non dava nessun peso, le sue lezioni spesso... erano tirate divagano. Via, sì, divaganti, sì, sì, divaganti. Lui faceva dei monologhi per conto suo. La filosofia la sapeva lui, ma non gli interessava insegnarla a noi. Del resto lui sapeva anche la teologia, ma non amava nemmeno la teologia. Adesso c'è un breve filmato. È stato girato quando non era più il professor Marella, ma era Don Marella, nelle strade di Bologna. Quando domandava la carità, ma lui già portava il cilicio allora? Sì, sì. E la domandava per tutti. Qui lo vedete in lambretta, si faceva portare in giro per andare a raccogliere qualcosa per i suoi ragazzi e perché voleva dare qualcosa a chiunque bussasse alla sua porta. Veramente. All'uscita dei cinematografi, dei teatri, fermo davanti alla stazione, delle lunghe notti, con la neve, mezzo addormentato. Un famoso commediografo mi ha raccontato che una notte lui stava per uccidersi e allora passò davanti alla stazione, c'era Don Marella col suo cappello in attesa che qualcuno buttasse qualche soldo per la sua gente. E quest'uomo che ormai aveva pensato di lasciare la vita prese tutto il denaro che aveva in tasca e lo gettò nel cappello di sto povero prete. Nel sentire il peso della cosa che cadeva dentro a questo vecchio basco, alzò la testa e disse: figliolo, che cosa ti è accaduto? Fermati, fermati, parlami, dimmi. Quell'uomo non si è ucciso, lo ha aiutato a vivere, come ha aiutato a vivere migliaia di creature. Qui ai mercati dove lui andava, raccoglieva, passava per la città, tutti lo conoscevano. Lo avete rivisto? Io non l'ho più rivisto. No. Io sì. No. A Bologna. Io no. Tu l'hai rivisto? Io sì, io? Venivo apposta a Bologna a trovarlo. Veniva a trovarlo lì nell'atrio del cinema dove lui aspettava la fine dello spettacolo, la notte d'inverno. Sì. Pover'uomo, ma era veramente, come dire, era una compagnia beatificante quella di Marella. C'era in lui quel qualche cosa che non si può definire, c'era in lui una qualità che non era umana, era al di là dell'umanità. C'aveva qualcosa di più. C'aveva aveva quel qualcosa di più che lo distingueva da tagliato. Tutti gli altri. Lui navigava su altre sfere. Io devo dire che ho avuto un sentimento verso Marella, un sentimento di profonda invidia. Lo capisco. Sì. Perché, perché aveva qualcosa che io non avevo. Veramente aveva la grazia Marella e si sentiva. Era l'unico uomo di cui si sentiva veramente che aveva la grazia. Senti Indro. Ti ricordi il primo articolo che hai scritto? Dove l'hai pubblicato? No, mi ricordo, l'ho pubblicato a Rieti, su un giornaletto che nacque
verso il 25 o il 26, non mi ricordo chi lo faceva, che stimava la frusta. Tu hai visto praticamente morire la libertà di stampa, no, in Italia? Ma io non me ne sono accorto, no, perché non ho conosciuto la libertà di stampa prima. La libertà di stampa cos'erano? Per me, che avevo 16 anni, 15 anni, cos'era la libertà di stampa? Non esisteva, insomma. Non... Io poi l'articolo politico non lo leggevo, certo, allora, certo, a quei tempi. Casomai leggevo la terza pagina, ecco, certo, che pressappoco rimase. Tu, come volevi essere? C'era qualcuno che ti suggestionava? Non so, Oietti, dico dei nomi a caso, sì, così... Non so, un altro tipo di giornalismo letterario, a Panzini per dire, Fraccaroli, tutta quella generazione che ci ha preceduti, no? Chi era il tuo modello? Beh, i miei due idoli erano, i miei due maestri, diciamo, i modelli, erano Oietti e Barzini. Allora, tu avevi più interesse per il passato o per la vita? Ma io avevo interesse sia per il passato, cioè per la storia, che per la vita, e cioè la cronaca. Mi interessavano tutte e due le cose. Ecco, vorrei sapere un po' da tutti voi, riferendomi alla cronaca. La cronaca di quegli anni, 1925, che ripercussioni aveva su di voi? Perché stavate vicino a Roma, erano successi certi fatti che poi hanno coinvolto la vita di tutti, il destino di tutti. Per noi... quel momento, la marcia su Roma, eccetera, eccetera, non rappresentò la fine della libertà. Per noi fu una libertà in più, perché intanto ci consentiva di non andare a scuola. Per noi la marcia su Roma fu una vacanza. E fu anche un divertimento, perché io mi ricordo che anch'io feci la marcia su Roma. Dove? A Rieti la feci. La feci a Rieti, mettendo assedio a mio padre, che era in prefettura col sottoprefetto Talarico, no? Che era un prefetto nittiano. Precursore della contestazione ai padri. Sì, precursore della contestazione ai padri. Naturalmente era una burletta, questo siamo perfettamente d'accordo. Ma insomma, poi c'erano già qualcuno, per esempio Maggiorino, no, noi avevamo grande ammirazione per Maggiorino, perché era il più solenne di tutti noi. E poi perché allora lui diceva di essere già fascista, no? Ho letto che foste ricevuto con Berto Ricci, mi pare, dal Duce, no? Hai ricordo, qual fu la tua impressione? No, prima della guerra. Prima della guerra, sì, d'Africa. Sì, della guerra. È l'unica volta che io ho visto Mussolini. Ti dirò, la cosa comica è questa, che Mussolini mi chiamò insieme a Berto Ricci, allora noi facevamo un giornale che si chiamava L'Universale, che ebbe una certa importanza, anche perché... era un giornale che si credeva fascista, invece senza saperlo faceva la fronda, come succedeva spesso a quei tempi, sì, quei giornali giovanili che davano un'interpretazione loro al fascismo. E mi ricordo che Mussolini ci chiamò perché, per felicitarsi, soprattutto, di certi articoli antirazzisti, guarda un po'. E mi ricordo che disse questa frase: il razzismo è roba da biondi. Io veramente questa frase mi rimase in gola perché ero biondo allora. Quindi... Tu hai detto che i tuoi guai sono cominciati nel 1937, no? C'era già la censura, sì, c'erano le disposizioni, come le ricordi allora? Non c'era veramente la censura. La censura non esisteva, esistevano le disposizioni. Esisteva l'autocensura. Beh, quella che, certo. Sì, cioè dire, ogni giornale faceva una censura, no? Per cui bisognava sempre intonarsi. E io cominciai a avere guai allora, cioè quando cominciai a militare come giornalista. Ma io vorrei chiarire, Staffan, io non è che avevo i guai perché ero antifascista. Io avevo guai perché volevo fare il mio mestiere. Ed era impossibile farlo, perché tutto quello che si raccontava doveva essere in funzione della propaganda. Ora, io non è che non volessi farla, ma non riuscivo a farla, insomma, ecco. E quindi, non era il tuo genere? Non era il mio genere, quindi io facevo la stecca, e la stecca mi procurava dei guai. E fu allora che io uscii dal partito, me ne andai, ma non per andare a fare l'antifascista, me ne andai perché non ci potevo convivere. Nel 37 rimandai la tessera, cioè approfittai del fatto che mi avevano sospeso per non prenderla più. E cosa pensavi degli italiani che stavano dall'altra parte? Che cosa ne sapevi di quelli che erano dalla parte dei repubblicani? Ah no, quelli lì io non, naturalmente non li vidi dei prigionieri soltanto, ma io conoscevo gli italiani dall'altra parte perché bazzicavo Parigi già da parecchio tempo e avevo conosciuto molti degli antifascisti lì.
Soltanto che la vita, ero stato tentato una volta di imbrancarmi con loro e debbo dire che fu Pippo Naldi che me l'impedì, uno di loro, perché mi disse no, guarda, non venire con noi perché noi non serviamo più assolutamente a nulla. Tu rimani con la tua generazione, vai magari al confino, ma non dissolidarizzare dalla tua generazione, rimani in Italia. E il vecchio uomo aveva ragione. Che cosa avrei fatto io? Non appartenevo alla loro leva, alla loro mentalità. Il nostro antifascismo non corrispondeva, quando maturò, non corrispondeva a quello loro. Ecco, questo è. E infatti non ci siamo mai del tutto intesi. Con questo io non voglio affatto, censurarli. Dico che sono due antifascismi diversi. La storia di due generazioni che non si sono mescolate. Noi siamo il nostro amore per la democrazia e la libertà è nato dentro il fascismo, non fuori. Senti, Indro, dall'altra parte c'erano Hemingway, Bernanos, Ehrenburg, Orwell. Di questi qua tu non hai incontrato nessuno, prima o dopo? Hemingway, sì. L'hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto bene. E che ricordo hai di lui? Bevute a parte. Beh, bevute a parte, ma quelle non c'entrano. Marta Gallo a parte. Ma questo non c'entra. Ma io, sin da allora, io ho sempre ammirato molto Hemingway, evidentemente non si può non ammirarlo, questo è chiaro. Ma sin da allora ho visto abbastanza chiaro una cosa che poi ho visto, diciamo così, convalidata anche dalla critica. Cioè dire, io lo vidi subito come l'ultimo D'Annunziano, eh. Lui odiava D'Annunzio, ma era un D'Annunzio della prateria. Adeguato ai tempi? Eh? Adeguato ai tempi a un adeguato altro mondo. Ai tempi, lui aveva la stessa concezione eroica della vita. Eroica del romanzo vissuto, lui un decadente proprio puro, insomma, vero? Quindi, come Malraux, sono tutti della stessa razza, eh? Quindi su questo io non ho mai avuto dubbi, E nel contatto umano com'era? Nel contatto umano era un po' delusivo perché lui recitava molto la commedia. Hemingway fingeva, per esempio, la gente del suo mestiere, la gente di cultura, eccetera, lui fingeva di averla annoia, mentre invece era un professionista autentico a cui i problemi del mestiere stavano molto a cuore e cultura ne aveva. Molto più di quanto non mostrassi. Tu hai fatto anche il lettore di italiano in una università baltica. Sì, a 27 anni in seguito alla mia prima disgrazia giornalistica, no? Di cui non è che meno vanto, ma insomma, così io... Cos'è successo? Beh, quando ero in Spagna per la guerra civile spagnola scrissi degli articoli che evidentemente dispiacquero. È vero, a Roma, e allora fui arrestato, fui rimpatriato da autorità, mi volevano deferire alla commissione per il confino, poi insomma questo era un po' esagerato, e mi cacciarono via dall'albo dei giornalisti, e allora io dovevo pur vivere, e devo dire che quella bravissima persona che era Piero Parini, che era allora che dirigeva Gli italiani all'estero. Gli italiani all'estero, e quindi da cui dipendevano questi lettorati, queste cattedre all'università straniere, mi propose di andare a fare il lettore d'italiano a Tallinn in Estonia. Io non sapevo dove era l'Estonia, dove era Tallinn, e soprattutto non sapevo la filologia italiana, però accettai lo stesso, così con quella specie di sprovvedutezza garibaldina che sia a quell'età. E così andai e mi improvvisai professore di filologia italiana, studiando io la mia lezione, perché dovevo studiarla, io ho una laurea in legge, quindi non sapevo niente. E tu mi hai raccontato una volta una storia bellissima. Tu sei rimasto una notte padrone di Helsinki. Sì. E una notte che tu hai passato da solo, con una ragazza. E questa notte come la ricordi? Cioè... Durante la guerra russo-finlandese. Sì, no, avvenne questo, avvenne che quel giorno, mi pare il 4